Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi vorrei proporvi un video di natura diversa dal solito, infatti vorrei dedicarlo interamente alla casa ed alcuni acquisti che ho fatto recentemente che mi hanno davvero semplificato la vita o semplicemente che mi hanno aiutato, diciamo, ad abbellire, a decorare certi ambienti, ma anche a rendere la mia vita un pochino più efficiente. Il primo acquisto che ho fatto, questo è dedicato soprattutto al mio bagno, ai miei amati cosmetici e prodotti per il trucco che ahimè anche grazie al lavoro che faccio su questo canale stanno diventando sempre di più perché ho la fortuna di collaborare con tanti brand che mi fanno testare i loro prodotti e al tempo stesso devo dire che io ci sto prendendo gusto perché sto scoprendo prodotti cosmetici sempre più interessanti e quindi anche la mia collezione si amplia sempre di più. Per questo motivo e per non dover sempre star lì a spolverarli, mi sono dotata di queste scatole o di questi cassetti in plexiglass che non solo offrono il vantaggio di proteggere tutti i prodotti per il make-up e per la bellezza dalla polvere, ma li rendono anche più belli, in qualche modo li valorizzano grazie proprio alla luce che si riflette sulle pareti di plexiglass. Questi contenitori, che su Amazon trovate anche in altre dimensioni, in altre misure, possono anche essere impilati creando delle vere e proprie cassettiere. Secondo me sono ottimali sia da tenere magari su delle superfici, quindi a portata di mano, sia al chiuso, magari all'interno dei vostri armadietti. E naturalmente il loro utilizzo non è limitato solo al bagno perché potete usarlo per esempio per l'ufficio. Io ci sto già pensando per esempio per il materiale di cancelleria e persino alla cucina come per esempio per le spezie o per altre piccole cose, proteggerle appunto dalla polvere. Io ne sono soddisfattissima, la qualità è ottima e soprattutto servono perfettamente allo scopo. Parlando sempre di oggetti utili, dopo averlo visto su Instagram, su TikTok, dove questo oggetto è andato virale ormai qualche mese fa, ho comprato questo levapelucchi di Philips. Ne avevo già uno un pochino vecchiotto, ma ultimamente temevo un po' che mi rovinasse le maglie perché tendeva un pochino a incepparsi e anche andare un pochino troppo in profondità. Allora ho voluto credere per una volta alla viralità di un oggetto, perché se tutti ne parlano, tutti ce l'hanno, spesso dietro c'è veramente un oggetto di qualità. In più era marca Philips, quindi ho pensato di prenderlo anch'io e devo dire che proprio domenica scorsa mi sono un pochino dedicata al cambio di stagione, ho messo via delle pile di maglie di cashmere, di lana merino, anche di pura lana e le ho fatte passare un pochino tutte e devo dire che è eccellente, veramente in un attimo, tra l'altro anche super veloce proprio il passaggio, non rischiate di fare danno e in un attimo ho fatto passare tutta la fila di maglie che ora sono riposte fino al prossimo inverno e sono in perfette condizioni. Un terzo oggetto che volevo farvi vedere, non spaventatevi, non ho intenzione di assassinare nessuno, è questo coltello da cucina di Lagostina. Questo è ancora sigillato, ma ne ho un paio più piccolini che utilizzo praticamente ogni giorno per tagliare la verdura, la carne, il pesce e tanto altro. La qualità è veramente di quelle di un coltello da chef, magari non ha il blasone dei coltelli giapponesi e neanche il costo, devo dire, per cui come qualità-prezzo questi sono veramente eccellenti. È un marchio italiano, ma che mantiene veramente le promesse. Ne volevo uno un pochino più grande per tagliare tante altre cose. Quelli piccoli li utilizzo già veramente tutti i giorni per tagliare soprattutto le verdure, ma non solo. E devo dire che quando sono tutti a lavare, mi arrabbio sempre perché se devo ricorrere ad altri coltelli noto subito la differenza di qualità. Questi tagliano benissimo e la lama, tra l'altro, si mantiene benissimo nel tempo. Un altro oggetto che utilizzo quotidianamente che ha mantenuto le sue promesse nel tempo sono questi bicchieri di Bormioli. Di questi ne ho appena comprato una nuova confezione da 6 perché negli anni se ne sono rotti un paio. Questi volevo anche farvi vedere questi che sono un pochino più vecchiotti, hanno un paio d'anni di vita perché non si sono di fatto rovinati. Io a me piace molto questo vetro così lavorato particolare perché riflette bene la luce e quando apparecchiate la tavola sta molto molto bene, trovo. Ce ne sono anche in altre versioni, sempre di Bormioli, anche di queste vi lascio il link qua sotto perché secondo me veramente hanno avuto un'ottima resa e anche messi in lavastoviglie tutti i giorni non si sono opacizzati, non si sono rovinati né graffiati. Veramente ottima qualità, un prezzo assolutamente accettabile. Esistono appunto anche in altre versioni, infatti anch'io vorrei spaziare un po'. Comunque intanto ho ricomprato questi per averne di nuovo 12, averne a sufficienza per tutti i giorni a disposizione.
Parlando di oggetti belli, in particolare di design, questo oggetto è stato con me per tantissimi anni della mia vita, ma poi a un certo punto è andato perso, io non l'ho più trovato da nessuna parte. L'avevo in rosso, ho deciso di ricomprarlo in nero ed è il timer famosissimo di Alessi. Io amo tantissimo il design di Alessi, forse se avete più o meno la mia età, potete capirmi perché sono quei marchi che ci hanno accompagnato con il buon design italiano per tantissimi anni, è un po' come il cappotto Faye o le scarpe Hogan, a cui molte donne più o meno della mia età sono molto affezionate. Così vale anche per gli oggetti di design, per la cucina o la casa del marchio Alessi. Questo non è l'unico oggetto che ho anche il famoso bollitore con l'uccellino, diversi vassoi. Alcune cose, pensate, sono con me fin dal lontano 1996, quando mi sono sposata, e da allora le utilizzo non stop. È sempre un grande piacere tirarle fuori perché sono oggetti di alta qualità che si mantengono nel tempo e sono anche belli. Questo è un semplice oggettino, ovviamente indispensabile. Tra l'altro, ultimamente mi si era anche rotto il timer del forno e per questo motivo una serie di volte abbiamo sfiorato la tragedia perché non c'era più nessun timer valido in cucina. Per cui ho deciso di ricomprare questo. È un oggetto anche molto carino e decorativo. Esiste anche rosso, azzurro e forse anche un bianco panna di quelli un pochino retro che adesso vanno molto di moda. Comunque è il classico timer, non richiede batteria né altro. Sempre di Lagostina, mi stavo dimenticando, volevo farvi vedere le mie padelle antiaderenti preferite. Ho anche delle pentole e sono di questa linea rossa che ha questo pallino rosso e anche questi dettagli rossi nel manico, quindi a me piacciono anche proprio come design, ma la qualità è eccellente. Queste padelle io le ho di tutte le dimensioni e forme, la linea è veramente molto vasta, ci sono anche quelle che vanno bene per i fornelli a induzione, comunque è veramente un'ottima qualità. Il rivestimento delle padelle antiaderenti, voi sapete che è molto importante per la salute stare attenti e rimpiazzare questo tipo di padelle di tutte le marche, ovviamente, non appena presentano dei graffi, perché è molto molto importante che il rivestimento sia assolutamente intonso. In quel caso sono assolutamente sicure, ma i primi segni così di logorio andrebbero immediatamente rimpiazzate, cosa che io faccio sempre. Con queste padelle trovo che la durata di vita è in condizioni perfette sia molto maggiore che con tante altre marche, anche decisamente più costose. La prima di queste padelle è stata acquistata in un outlet fisico italiano, l'ha scoperto mio marito stranamente perché lui non cucina, fa tante altre cose ma non cucina, ma io e la mia amica eravamo nel frattempo, stavamo guardando una qualche boutique di moda in quello stesso outlet, lui si vede che si annoiava e è andato a caccia di oggetti per la casa. All'inizio per questo motivo non mi fidavo molto, però dopo alcuni utilizzi mi sono accorta subito dell'alta qualità di queste padelle. Sono anche belle pesanti, hanno un fondo abbastanza pesante, anche questo secondo me è indice di qualità. Io mi trovo molto molto bene e le utilizzo spessissimo in tutte le dimensioni, anche padellini piccoli per esempio per fare le crepe, le omelette e quelli un pochino più grandi. Questa di solito la utilizzo per i salti in bocca o le cotolette o questi tipi di cottura quando c'è tutta la famiglia. Altro oggetto per me è indispensabile, che avevo già in versione grande, ne volevo uno piccolo, è la centrifuga per lavare e asciugare l'insalata. Questa appunto ne ho una grande che è ancora con la vecchia, chiamiamola tecnologia, col cordino, ma è anche molto ingombrante, per cui se non siamo proprio in tanti a mangiare insalata, io l'insalata e l'insalatone le faccio quasi tutti i giorni perché mi piacciono tantissimo le verdure, mi piace proprio comporre insalatone con tante verdure, magari anche con altri ingredienti, quindi lavo tantissima insalata. Per questo la centrifuga per insalata per me è indispensabile, ma a volte poi mi scoccia dover lavare sia a mano sia magari in lavastoviglie tutto il cestello, quello interno, quello esterno, perché occupano tanto spazio. Ne volevo uno piccolino per quando non siamo in tanti e questa è veramente bella. Tra l'altro ha un sistema un pochino diverso da quelle che avevo con la cordicella, che è ancora più comoda. Infatti basta lavare l'insalata, sciacquarla un pochino grossolanamente e poi per asciugarla basta premere qua una volta e si attiva la funzione di centrifuga e voi avete l'insalata bella asciugata dopo il lavaggio. Ultimo oggetto che volevo mostrarvi è questo di Moulinex ed è la Moulinette Essential 300 Watt. Questo per me è stato un acquisto di rimpiazzo perché ne avevo una da penso almeno 25 anni, sempre di Moulinex, che ha fatto un onorato servizio, mai un problema. Lo usavo quasi tutti i giorni per tritare, sminuzzare, spezie, cipolla, aglio,
cose per soffritto, la utilizzavo per fare rapidamente i condimenti per le insalate, perché fa anche da mini frullino, e per tante tante altre cose, quindi veramente ne sentivo la mancanza. Si è rotto dopo tantissimi anni, perché l'abbiamo rotto noi, si è rotto un piccolo perno interno che ne rendeva di fatto impossibile l'utilizzo, e quindi per rimpiazzarlo, anche se l'offerta è veramente vasta su Amazon, c'erano tutte le marche, io ho scelto di nuovo Moulinex. È un po' cambiato il sistema, perché adesso è munito un po' come la centrifuga, di un pulsantone dall'alto e basta premere per centrifugare. Un'altra differenza che lo rende per me ancora più funzionale è la dimensione del cestello. Prima era grande forse la metà, e quindi era un po' limitante solo per quello, ma adesso che è bello grande si possono fare con questo anche altre cose, tipo l'hummus, le salsine, quelle con lo yogurt, magari le spezie. Si possono fare quantità discrete, per esempio, di condimenti per le verdure, per le insalate. Io lo faccio magari ogni 2 o 3 giorni e poi lo tengo in frigorifero in un contenitore stagno. Prima riuscivo a fare solo piccole quantità, adesso con questo cestello che tiene, mi pare, mezzo litro, posso usarlo anche per tante tante altre cose. Se state cercando qualcosa di particolare per la casa, vi ricordo che su Amazon dal 27 marzo alle 6 fino al 29 a mezzanotte ci sono le offerte di primavera. Se non siete ancora membri Prime, date un'occhiata, perché i vantaggi sono moltissimi. Io quasi ogni sera guardo dei film, per esempio con Prime TV, ma i vantaggi sono molteplici, senza contare tutti i risparmi che vi offre e che nel corso del tempo si sommano, si cumulano, quindi sono veramente notevoli. Se state cercando qualcosa di particolare, magari qualche elettrodomestico, anche oggetti beauty, moda, con prezzi particolarmente scontati, io darò senz'altro un'occhiata per me in questi 2 giorni, perché ho fatto anche una piccola wish list che vi linko anche lei qua sotto, se magari stiamo cercando le stesse cose. Comunque segnalatemelo nei commenti, perché già che guardo per me, magari do un'occhiata anche per voi. Se stanno qualche buona occasione, ve la segnalo o qui nella sezione community o magari anche su Instagram, perché ormai ricevo centinaia di richieste di link, di codici sconto ogni giorno, e non ce la faccio più a stare dietro e a rispondere uno a uno a tutte queste richieste. Mi dispiace, ma sono davvero tantissime. Faccio del mio meglio. Anche su Instagram trovate una sezione dedicata agli codici sconto, quelli permanenti, e in più vi segnalo di volta in volta anche queste offerte che ci sono magari sul momento e solo per poco tempo. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, accendete la campanella e iscrivetevi al canale per non perdervi i contenuti futuri. Qua sopra vi lascio subito altri 2 video simili da guardare se state cercando qualche idea in più. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!